in compagnia di, con Dino Shorn, primo assoluto di questa 40esima gran nuotata del Golfo di Manfredonia, provenienza Trieste ma gareggia per Napoli. Allora Dino, raccontaci delle emozioni che hai vissuto in questa 40esima gran nuotata del Golfo. Sì, sono molto contento di essere qua, ero già all'edizione di 13 anni fa del 2010 a Manfredonia, quindi mancavo da tanto tempo, è capitata l'occasione di ritornarci quest'anno e quindi sono molto contento di essere qua. Gara bella, insomma, mare piatto, percorso ben segnalato. Ho fatto la gara con due ragazzini, io sono un Master 55 che ha gareggiato con dei giovanissimi e abbiamo fatto quasi tutti i lati, insomma, del percorso assieme e poi ho vinto lo sprint, insomma, su un mio compagno di squadra, quindi sono contento che abbiamo fatto doppietta per Napoli a livello societario. Cos'è per te il nuoto e da quanto tempo lo pratichi? Allora, io vado per i 55 anni, a gennaio prossimo saranno 50 anni esatti che ho iniziato a nuotare. Ho avuto delle pause tra agonismo e master e beh, sicuramente una passione, uno sport che mi ha sempre accompagnato. E, ho iniziato da quarantenne a praticare i master, però mi alleno comunque ogni giorno 6 su 7, quindi un bel impegno questo. Ecco, tu fai parecchie gare di nuoto in acque libere, no? Ma in realtà io sono più da piscina, infatti io sono reduce 2 settimane fa in Giappone a Fukuoka a partecipare ai campionati del mondo master, ecco. E sono quasi arrivato da là, insomma, ecco, diciamo che la preparazione che svolgi in vasca ogni giorno poi ti permette di fare tutte le distanze in acque libere, però mi piacciono anche le acque libere, una volta ero in nazionale di acque libere negli anni 90, quindi ho un po' di esperienza anche in acque libere. Ecco. Quanto è diverso nuotare in piscina e in acque libere? Bah, acque libere tutta la vita sicuramente, il lato purtroppo quando naturalistico, devi... privilegiato, sì, insomma, rispetto assolutamente. A... Poi comunque meno monotono, insomma, è uno sport abbastanza, diciamo così, di situazione quello di acque libere, no? Appunto perché c'è, prevale anche la componente tattica. E poi comunque è un paesaggio vario, sempre nuovo, ci sono le correnti, devi adattarti agli avversari e soprattutto non hai l'assillo del cronometro, maledetto cronometro che hai in vasca, no? Quindi sicuramente tutta la vita tu hai chiuso acque libere. Hai chiuso con quasi 40 minuti, 39... Sì, 39, 50 qualcosa, sotto, ecco, un po' sotto il 40. Sì. Che è un buon tempo, diciamo, per sì, questa manifestazione. È un buon tempo, diciamo che dopo non è mai 3 km esatti, perché ovviamente dipende quanto vai dritto, dipende dalle correnti e tutto quanto. Il mio record sui 3 chilometri è un po' leggermente inferiore ai 36 minuti. Qui ovviamente non ho più la forma che avevo 13 anni fa quando la vinsi, anche all'epoca, però è un tempo soddisfacente, insomma, soprattutto per come è stato lo sviluppo della gara con dei giovani agonisti. Sì. Giovani agonisti, cioè, hai conosciuto gli atleti di Manfredonia, immagino. Sì, ho conosciuto qualche atleta di Manfredonia, e... però alla fine, insomma, lo sprint siamo giocati in due compagni di squadra, insomma, io e l'altro ragazzino di Napoli. Ecco, ecco, per incentivare il nuoto, cosa diresti ad un giovane che vuole avvicinarsi? Ma che è uno sport sano, assolutamente sano, completo e che vale la pena di coltivare assolutamente. Ecco, io sono nato con il nuoto, l'ho praticato per gran parte della vita e sono molto contento di questa scelta. Quindi sicuramente una scelta sana, ecco, quindi lo consiglio a tutti. Grazie, benissimo, grazie. Grazie a voi.